Buonasera, buonasera a tutti amici di Piero da Saronno. Siamo con nella notte di Halloween con una nuova partita del Basket Rovello che questa sera va contro la Casolate Sempione, che schiera il secondo miglior realizzatore del campionato, che è il lungo, il numero 13, Azzimonti Edoardo, classe 1988. Botti subito in contrasto con Ferrario numero 14, che abbiamo visto nella nostra Summer League. Davide Terraneo velocissimo, scarica per Nicolas Porro, mano di velluto, i primi due sono i suoi. Chiamano schema corna, il playmaker numero 6 Stefano Cogliati gioca fuori poi per Azzimonti per il numero 11 che è Prea Toni Vittorio, un'ala del 92. Ferrario ancora extra datese, pick and roll di Ferrario, la dà sotto Azzimonti. Moscatelli, primo fallo su Azzimonti, abbiamo speso un buon fallo. Azzimonti è un killer da sotto, come dicevo prima, 102 punti realizzati con una media di 20,40 punti a partita, è secondo solo a Ciardiello, che abbiamo già conosciuto nella trasferta di Gallarate. Primo di Azzimonti, prende il ferro lungo, sfatiamo un mito. E secondo poi di Edoardo Azzimonti. Invasione, non fischiata, è buono. 2-1. Davidino, velocissimo come al solito, per Botti. Botti per Sugar. Gira veloce il pallone intorno alla linea dei 6,75 m. Scarico fuori per Botti, mette i piedi insieme e realizza da 6 metri un ottimo canestro che ci porta sul 4-1. Azzimonti ancora, francobollato da Jack Porro. Gira veloce poi il pallone per Cogliati. Anticipone di Nicola su Azzimonti. Sugar vola verso il canestro, smarrisce la maniglia e poi Moscatelli cerca di darla ai piedi di Nicolas. Botti che partirà nel suo solito scatto velocissimo, sotto mano, si protegge con il corpo e realizza il sesto punto per i ragazzi di Manuel Ciglio. Fuori ancora per Azzimonti, giro, arresto e tiro eseguito molto bene da Vittorio Preatoni, ottima ala del 1992, 6-3, Davide, giochiamo Transi, Sugar blocco ancora di Nicolas, arresto e tiro, fallo non fischiato, gli ha toccato la mano. Nicolas, ottimo blocco, ancora Cogliati per Preatoni che gira su. Fallo, scarico sotto per Azzimonti, primi due punti per lui, fallo, passi non fischiati. Ottimo lo scarico del numero 9, Navarro Corona, Roberto, tiro libero supplementare per il killer, che mette anche questo, 6 pari. Ritroviamo ancora Davidino, Davide contro Corona, Sugar, ruota di Moscatelli che esce bene dal blocco, solo rete, 8-6, 7-31 da ancora da giocare in questo primo quarto. Azzimonti ancora, gira per Ferrario, arresto e tiro di Ferrario, è corto il tiro di Ferrario. Moscatelli, scusate, Bottinelli vola a canestro, stoppone di Ferrario, non si è protetto questa volta con il corpo, di solito lo fa sempre, Ferrario l'ha stoppato molto bene. E poi fallo, buono il canestro, fallo di Davidino Terraneo, buono il canestro di Corona. Roberto, 8 pari, libero supplementare. È buono anche il libero supplementare. Davide,
Casolate che viene da una bella vittoria sul pallacanestro di Luino in casa per 85-76. Intanto sbagliamo sotto e allora un arresto e tiro, doppio arresto e tiro, triplo arresto e tiro, passi di partenza non fischiati, corto il canestro, il tiro del numero 11 Preatoni, e allora Davide conduce il contropiede che si ferma subito. Sugar in uno contro uno cerca di ubriacare gli avversari, non ce la fa, rigira la palla per Mosca, arresto e tiro di Moscatelli che questa sera è in boccia, taglia fuori un po' energico da parte di Azzimonti, penetrazione ancora di Navarro che l'accompagna al ferro, 11-8 per i ragazzi di coach Anilonti, Andrea Anilonti, che conduce già la squadra dallo scorso anno. Sotto per Botti la palla intanto, scarico per Moscatelli, fallo fischiato al numero 6 Stefano Cogliati. Sono due tiri liberi per il nostro Moscatelli. Basket Rovello invece che viene, come abbiamo visto sulle nostre frequenze, da una sconfitta con il basket Corone di Lentate. È stata veramente una bella partita che Piero ci ha documentato molto bene con delle bellissime interviste e il riassunto del terzo e del quarto quarto. Questa sera pubblico piuttosto scarso, tutti impegnati nella festa di Halloween. Primo libero per Mosca, è solo rete, 11-9 sempre per i nostri ospiti. Si percepiscono anche le voci dei giocatori questa sera. Secondo libero è buono anche quello, 11-10, e allora ancora Cogliati che la dà a Navarro, palla accompagnata di Navarro. Sugar riceve da Mosca, Sugar che sta giocando veramente delle partite molto belle, gira bene il pallone sul perimetro e poi va in penetrazione Davidino e subisce il fallo da Ferrario. Questa sera il turnover è toccato a Andrea Bosa per i nostri ragazzi, poi magari vedremo se ci fa un paio di parole sui primi due quarti magari. Botti ancora va a sportellare con Ferrario che salta, scarico per Sugar e poi fallo ancora di Cogliati su Sugar del Pero. Sono altri due tiri liberi per Sugar. Secondo fallo già di Cogliati. L'allenatore, giustamente il coach, si lamenta per questo taglio che non doveva essere preso da Sugar del Pero, doveva essere tenuto fuori. Pronto subito il cambio per Cogliati, entrerà il numero 8 Stefano Mancini, playmaker dell'84. Ancora scarico fuori per Ferrario dalla vecchia linea di 6,25 m, passi di Davidino non fischiati, è troppo veloce Davide, rocambolescamente va per terra. Moscatelli, passi, finta al tiro e fa passi, doveva tirare subito, l'intenzione prima era quella giusta. Esce Cogliati, entra Stefano Mancini, playmaker d'esperienza del 1984, abbronzatissimo. Fuori per Preatoni, giovanissima ala del 92, esce Botti, arresto e tiro che non va, recuperiamo un buon rimbalzo con Botti, Moscatelli per Sugar, veloce il gioco per Botti, ancora contro Ferrario che va in sottomano e accompagna il pallone molto bene dentro al ferro per il 13-11 sul 4-32, ancora da giocare nel primo quarto. Giochiamo, segniamo parecchio questa sera. Azzimonti, stoppone di Botti, grandissimo, recupera ancora il pallone e poi con un semigancio realizza il punto del pareggio.
Zimonti, ancora Davide, doppio blocco sopra Sugar, in uno contro uno, balla un po', arresto e tiro di Botti. Mano calda di Botti questa sera, 8 punti dei 15 sono i suoi, chiede cambio però, è stanco. Allora entra Barbisan, Bottinelli è bello cotto, ha già dato parecchio. Finta di tiro, ancora restituita la palla a Preatoni che prende Tiziano lungo. E poi Botti, anche se non ce la fa più, prende un ottimo rimbalzo. Moscatelli mette a posto i piedini, bombettina corta. Nicolas non prende rimbalzo, corrono veloci i ragazzi di Casolate, passo e tiro, poi va a scaricare e poi passi di partenza di Azzimonti, esce Botti, ottima la sua, il suo primo quarto con 8 punti su 15 ed entra Barbisan, forza Max, ci regalerà una tripla dalla punta della difesa come al solito e qualche bella penetrazione da Sugar, grande penetrazione, grandissima penetrazione di Sugar che va in mezzo ai giocatori di Casolate come se fossero dei birilli e prendiamo anche il libero supplementare, ci portiamo sul 17-13. Bravo Sugar, cambio per i ragazzi intanto di Anilonti, entra Davide Bosello, giovane del 94, ed esce Preatoni, anche la sua prova ottima direi. Libero supplementare per Sugar, è corto ma conquistiamo quasi il pallone con Moscatelli e poi no, vanno in un contropiede straveloce con Stefano Mancini. Sugar ancora per Nicolas, gira il pallone fuori per Moscatelli, fuori per Davide, mette a posto i piedi Davidino, da lì non la mette Davidino, doveva avvicinarsi un pochino, sono velocissimi. Ferrario, ancora Azzimonti, Azzimonti per Corona contro Moscatelli in un tiro un po' improbabile, corriamo Davidino, corriamo Moscatelli, intercettato da Corona che ha un balzo veramente felino. 17-15 per i ragazzi di Rovello. Max rimette per Jack Porro, gira il pallone veloce sul perimetro, ecco Barbisani in mezzo, andrà fuori ancora per Nicolas, per Sugar, pick and roll, arresto e tiro, fuori per Nicolas che dà il gomito, il suo tiro, il nostro Nowitzki va a realizzare il suo quarto punto, arresto di Azzimonti, la consegna a Corona, Corona ancora chiuso il palleggio, Ferrario ancora gira veloce per Mancini, penetrazione di Mancini che la butta su, non convinto di quello che stava facendo, Davidino velocissimo, un passaggio ignorante tra uno e l'altro e cambia anche Nicola Sporro, va a riposarsi, entra Erba, il giovanissimo Davide Erba, numero 20, classe 1994, e cambiamo anche Sugar ora e mettiamo Lollino, bravo, bravissimo Erba, contrasta molto bene Azzimonti che non ce la fa più e poi fallo del numero 7 Davide Bosello, andiamo a tirare, cambiamo Sugar, andiamo a riposare con Sugar e mettiamo Lollo. Lollino, primo fallo intanto del numero 7, due liberi per Davide. E aiutato dal ferro ci porta sul 20-15 e poi 21. 1:28 da giocare, 21-15. Corona ancora contro Moscatelli, brava la difesa di Moscatelli, corriamo Davidino per Sugar, per Lollo, arresto e tiro, sputato fuori, bravissimo Erba, va in semigancio e lo realizza, bravissimo, convinto, è andato su bello convinto,
e andiamo sul 23-15. Ancora Zimonti, sfida Erba, Bosello, uno contro uno contro Davide, ancora Bosello, si sta stoppata di Davide e poi toccato il ferro laterale, minuto di sospensione a 44 secondi alla fine di questo quarto, minuto di sospensione chiesto da, chiaramente da coach Andrea Anilonti, che viene aiutato come vice allenatore da Fabrizio Mezzera. Ottimi spunti in velocità dei nostri ragazzi, abbiamo buttato via anche un pallone con Davide Terragno che l'ha buttata in mezzo a due. Bravo Erba che è andato su bello convinto in mezzo alla difesa per un bel gancettino. Ora gli avversari avranno due secondi per giocare in quanto la palla era stata stoppata da Davide Terragno e quindi ripeteranno con due secondi per gestire questo possesso. Ricordiamo che la squadra della Casoratese ha 4 punti in classifica, ha vinto 2 partite e ne ha perse 3, mentre il basket di Rovello è a 6 punti in classifica, in terza posizione, a pari merito con il Cervenate e il Cassano Magnago e il Polisportiva di Lierna. Escono per Azzimonti che riesce a tirare e a prendere il ferro lungo. Lollo allora per Barbisan, temporeggia Barbisan per Davidino Terraneo, Moscatelli, Barbisan, eccolo lì dalla sua piastrellina, prende il ferro corto, però peccato, ha tirato fuori equilibrio, cerca la palla a Corona ma non gli viene restituita. Allora gira la palla Mancini per Azzimonti, ancora per il numero 7 Bosello, ancora per Azzimonti che va da solo in una bellissima penetrazione e poi stoppone di Davide Erba a 3 secondi dalla fine. Stoppone sul numero 18, nuovo entrato, Livio Bordignon, centro del 1984, centro di grande esperienza. Primo libero va dentro di Bordignon. Tre secondi alla fine del quarto, 25-16 che diventeranno 17. Esatto. Davide, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, lancio di Davide verso il canestro, 23-17, buono il primo quarto dei ragazzi di Rovello. Rovello che la prossima settimana andrà a far visita ai ragazzi di Garbagnate, che sono a pari merito in testa alla classifica insieme a Gallarate e al basket di Lentate che abbiamo incontrato la settimana scorsa. E noi ci rivedremo qui sulle frequenze di Piero contro il Cervenate. Sarà ancora una domenica, Piero, sarà ancora una domenica pomeriggio, chissà se ci saremo, ma vedremo, sarà una bella partita sicuramente con Cervenate, che ha cambiato una buona parte della squadra, non ci sono più i 7 decimi della vecchia squadra, quindi sarà una nuova esperienza. Riprendiamo ancora con Erba, con Amadio, vediamo se ci regalerà qualche bomba questa sera, con Lollo, ancora Davidino e Barbisan. Abbiamo ancora in panca Losa che non è ancora entrato ed abbiamo ancora in panca Bianchi e Gio Borghi che entrerà credo al posto di Erba tra un paio di minuti. Ecco, rimette qua in mezzo Bosello che salutiamo, rimetterà per il numero 8 Mancini, curato da Lollo, è velocissimo Mancini, è una corsa molto veloce. Ancora il centrone Bordignon sotto per Azzimonti che prende un pallone dalla spazzatura, veramente in un semigancio va a realizzare. E allora Lollo per Barbisan, ancora Lollo,
Ancora Lollo, fuori per Barbizan, dalla sua piastrellina, finta il tiro, scarico fuori, ancora Lollo, fuori per Davide, Davide che va in pick and pop e invece no, Lollino ancora, fallo su Lollo, non fischiato, ancora Corona che fa passi, salta 3 o 4 volte, fa passi e vediamo che Gio Borghi, come vi avevo preannunciato, entra al posto di Davide Erba, molto buona la sua, due buoni rimbalzoni, un gancio da sotto, richiamo uno, Davide per Lollo, Lollo per Borghi, Borghi sotto per un Lollo che aveva un regalo, un fantastico assist che non riesce a realizzare, velocissimo, poi va in penetrazione, in semigancio di sinistro e subito Manuel chiama minuto, siamo entrati dimenticandoci di giocare in questo primo minuto e allora Manuel subito richiama all'ordine i ragazzi, gli dà una bella strigliatina così da stimolarli un pochino. Come dicevo, i ragazzi di Casorate hanno Azzimonti come secondo miglior realizzatore del campionato, il nostro miglior realizzatore è lontano ed è Davide Terragno ed è 22esimo in classifica. Noi abbiamo una squadra che ha punti per tutti nelle mani, abbiamo tutti 8, 9, 10 punti. Sugar Del Piero è un altro che segna veramente tanto ed è a, anche lui ha 62 punti come Davide Terragno, come pure Bottinelli a 57. Riprende Lollo per Borghi, ancora per Lollo, doppio blocco sopra, poi esce un tranquillissimo Barbizan, ancora Barbizan che va in semigancio, ce l'ha con il ferro Barbizan questa sera, 23-21. Fallo di Lollo che mette le mani addosso al playmaker di Casorate. Rimessa per Bosello, Bosello a Azzimonti ancora, Mancini che va via sempre in penetrazione a tutti quelli che lo curano, penetrazione e fallo, fallo di Barbizan sul gancio in penetrazione del giovanissimo Bosello del 1994. Tiro libero supplementare. Libero supplementare per i ragazzi di Casorate. La palla del sorpasso nelle mani di Bosello che lo fa. Allora cerchiamo di ragionare. Davide per Barbizan, per Lollo, ancora per Davidino Terragno che va in mezzo, tira, subisce fallo perché se lo va a cercare, due tiri liberi per lui, buono, solo ferro. E si prepara ancora l'ingresso di Ferrario. È sputato dal ferro invece il secondo. Non riusciamo a conquistare il rimbalzo. Lo conquista Bordignon. Mancini ancora. Mancini per Corona. Corona per Bordignon. Ancora per una circolazione di palla molto veloce. Mancini che va in penetrazione. Si mangia Lollo. Però non arriva al ferro. E allora con Davidino corriamo. Mettiamo la palla per terra, peccato per un'ottima scelta di tiro da parte del nostro Amadio, e invece Azzimonti ci castiga, lo lasciamo libero e ci castiga e si va sul 27-24 per i nostri ospiti. Ancora Davide,
a cui darei fiato e metterei magari un sugar a caso. Penetrazione e scarico per Borghi, che la dà a D'Amadio, che subisce il secondo fallo da parte di Azzimonti. Due tiri liberi per noi. Cambio, esce Edoardo Amadio ed entra Ferrario. Secondo fallo di Edoardo Ferrario, che ho avuto il piacere di allenare in una partita della Summer League. Velluto, Amadio, buono il primo ed è corto anche il secondo. Loro corrono veloci. Corona, uno contro uno, sbilanciato, fallo non fischiato a Davide Terraneo. La porta Borghi la palla, ancora Davidino, va in mezzo al campo, uno contro uno per Barbisan, si gira con leve lunghissime, va ad appoggiare al ferro, 27 pari. Si fa sentire anche il vice allenatore in campo, il capitano dalla panchina, Edoardo Azzimonti. Corona cambia la mano in volo e Davidino subisce un altro attacco. Amadio ancora, che cerca la coordinazione per il tiro, palla per Lollino, ferro lungo e poi poi Barbisan prende il ferro, entra Losa ed esce Davide. Dalla parte di Casorate esce Corona, ottima la sua partita, e rientra Preatoni, che nel primo tempo ci ha fatto vedere delle belle cose. Ancora Preatoni, che è un buon tiratore da tre. Ferrario si gira, non va. Amadio ancora, fallo su Amadio, ben cercato, fallo di Davide Bosello. Giochiamo Transi, Lollo riceve da consegnato da Gio Borghi, che crea spazio. Lollino in mezzo, scarico per Barbisan, corto Barbisan, curato bene da Bordignon, contropiede per Ferrario, cortino il tiro e poi si dispera per cercare il pallone. Gio Borghi che va a appoggiare, buono il canestro, è andato a toccare il vetro e quindi il canestro è buono. Cercato lo stoppone teatrale Preatoni e invece ha fatto sì che il basket Rovello andasse sul 29 pari. Ancora lui, ancora il numero 11 Preatoni, curato da al nostro scarico fuori per un tiro molto molle di Bordignon. Amadio strappa un altro bel rimbalzo, Lollo vola, c'è Losa da solo da far tirare là in fondo. Amadio invece va sotto, un passaggio di troppo, dovremmo pensare di tirare qualche volta di più. E poi Gio Borghi fa un fallo terminale, non lo lascia tirare. Cambio per noi, uscirà Barbisan, entra Botti, esce anche l'ottimo playmaker Mancini ed entra il numero 12 Lorenzo Barbera, guardia del 1996, 18 anni. Rimettiamo anche Sugar noi? È tempo di rimettere Sugar al posto di Lollo. Stasera mi ha cileccato un paio di tiri, ma si rifarà sicuramente nel terzo quarto. È buono anche il secondo, esce Lollo ed entra Sugar. Fondura lui le danze da qui fino alla fine del secondo quarto. Giochiamo Transi, Botti per Amadio che cerca la coordinazione, poi fuori per Gio Borghi, mette a posto i piedini Giorgio Borghi, ferro corto, Botti non prende rimbalzo, contrastato molto bene da Ferrario. Ancora schema corna per Preatoni, ancora Preatoni, Ferrario, uno contro uno, passo e tiro,
realizzato con molta fantasia da parte di Bosello. 33-29, stiamo perdendo la maniglia, ragazzi, stiamo, avviciniamoci un pelino. Ancora Sugar, Sugar per Gio Borghi, non riusciamo a far tirare il nostro bomber, e allora ci pensa Del Pero a liberare lo spazio e a dare una palla ad Amadio, che da quella posizione è veramente infallibile. Sugar ha fatto buonissimo spazio, si è portato dietro due uomini e Amadio realizza la sua prima bomba. Perde quasi palla intanto Preatoni e poi la recupera dando a Ferrario, ruota, passi di partenza, ancora un altro canestro incredibile da parte di Bosello. Dubitavo sui passi di Bosello. Gio Borghi ancora, la lascia a David, a Sugar, ancora Gio Borghi per Losa, Losa per Botti, gli farà la solita mossa e poi fallo di Ferrario che non riesce proprio a contenerlo, perché Botti sul primo passaggio, sulla finta che fa, scappa via proprio a tutti. 35 gli ospiti, 32 il basket di Rovello, 14 secondi ancora da giocare per noi. Ancora Sugar per Amadio, per Botti, ed viene fischiato un fallo a Losa di sotto per blocco irregolare. Minuto per noi ancora, secondo time out fischiato per noi. Abbiamo un po' di ruggine da togliere ancora dai tiri di Lollo. Sugar non è ancora entrato bene in partita, anche se ha fatto degli ottimi assist, ma qualche bomba ce la regala anche lui di solito. Loro hanno degli ottimi cambi, sono una bella squadra effettivamente, anche il giovanissimo Lorenzo Barbera, come peraltro Davide Bosello, ha dato ottimi canestri. Ricomincia la partita quando mancano 3 minuti, allora alla fine di questo quarto, poi andremo a prenderci un cafferino. Bordignon si mette a metà campo, riceverà il pallone Preatoni che fa il playmaker contro Losa. Bordignon, ecco che scivolone e poi fallo di Botti che spinge prima del tiro, quindi secondo fallo, no, primo fallo di Bottinelli, pensavo fosse secondo, invece è primo fallo di Bottinelli sul numero 7, che realizza il primo libero e si porta sul 36-32 per i ragazzi di Cociani Lonti. Secondo libero buono, buone le mani di Bosello. Sugar ancora per Botti, Sugar consegnato, ma in uno contro uno, eccolo qua l'arresto e tiro di Sugar, scheggia il ferro però, peccato, il tiro era costruito molto bene. Losa che ha un po' di problemi a curare playmaker, cambio, penetrazione del giovanissimo che va in un improbabile gancio, fa fallo Bordignon che non viene fischiato. Borghi aiuta a fare il playmaker, Botti che taglia, ancora Sugar, cerchiamo di liberare Amadio. Botti, piedini per terra, Botti, una garanzia. 3-4, 3-7, 2-16 da giocare. Ancora Barbera per Ferrario, Bosello ancora, doppio blocco per Bordignon che gira fuori per il playmaker che va in penetrazione, no, si ferma, e poi Sugar che va a spingere la penetrazione del giovanissimo. Cambiamo Giorgio Borghi, gli ultimi 2 minuti li lasciamo giocare a Nicola Sporro contro Bordignon e cambiano anche loro, rientra Corona. Al posto dell'ottimo Bosello,
primo libero in punta di piedi che non va per Barbera. Secondo tirato alla Shaquille O'Neal e quindi sul ferro lungo. E Nicolas in un contropiede fulmineo e velocissimo arriva con un grandissimo rimorchio e ci porta sul 36-37. Allora abbiamo messo Amadio adesso nei confronti di Preattoni e invece Corona lo cura un po' chi se lo trova davanti. Arresto e tiro di Ferrario, 37-2-39. Sugar ancora Losa, Losa per Botti, primo passo fuori per Nicolas dal gomito. Ah, tirato molto male questa volta, tirato senza essere sincronizzato, finta di tiro, scarico fuori per Corona che prende il blocco, pick and roll, scarico fuori per Ferrario ancora e ce ne mette un altro, dobbiamo curarlo. 41-36, ci vuole una bombetta di Amadio adesso, vediamo se Sugar che riesce a fargli spazio, ecco che lo spazio ce l'ha, invece va dentro l'O, Sugar del Pero, non è buono il canestro ma in compenso abbiamo due tiri liberi da fare per una spinta, e il primo fallo da parte del numero 12, Sugar del Pero, solo rete, il primo libero, 37-41, 43 secondi da giocare, ancora due possessi, uno per parte, è fuori anche il secondo, sbagliamo tutti i secondi tiri liberi, 42 secondi, 24 per loro e pochi altri per noi, gioca corna allora Corona. Preattoni, fuori per Ferrario, Barbera contro Sugar, ancora Ferrario, cerchiamo di curarlo Botti che sennò ce ne mette un'altra, questo cerca il ritmo, lo trova e non va, 18 secondi, gestiamo, blocco, blocco alto, i nostri bomber sono pronti. Ah, peccato, buttiamo via una buona occasione per fare, e poi fischiano l'infrazione di passi quando ormai il tempo è finito. Andiamo a riposare sul 37 per il basket Rovello, 41 per la pallacanestro di Casorate. Amici di Piero da Salonno, a più tardi, ciao.